15 marzo 2018 Milano. L'Italia di coach Massimo Darin va a giocarsi il terzo e quarto posto di questa Paralimpiade di Pyeongchang 2018 contro i padroni di casa della Sud Corea. Lo fa perdendo come preventivato con una grande consapevolezza difficile da colmare anche con il cuore immenso che gli azzurri stanno mettendo da 15 anni a questa parte, troppo di un altro pianeta gli attuali campioni paralimpici, medaglia d'oro sia a Sochi 2014 che a Vancouver 2010. Piazzati fisicamente, molti di amputati, veloci e leggeri e, allo stesso modo, massicci, capaci di macinare campo come nessun altro. Detto questo, la bella novità è che gli azzurri hanno segnato una rete alla corazzata Stelle e Strisce con Valerio Corvino, sul finire di gara, con un assist di Christophe De Paoli. Un gol di agonismo e tenacia quello degli italiani. Il match si chiuso 10-1 a favore degli americani e il primo gol arrivato subito, dopo 3 minuti e poco più di gioco, con Noah Grove. A seguire, Misiewicz, Roybal, Landeros, MC Dermot, primo tempo chiuso sul 5-0. Secondo tempo, Roybal, Landeros, Farmer 8-0. Terzo e ultimo periodo che si apre con la rete di McKee per il 9-0 e poi il gol azzurro. Chiude il match Landeros sul 10-1. Adam Page realizza un gol contro l'Italia primo, non il primo gol paralimpico in senso stretto che gli azzurri segnano agli USA, a Sochi 2014, ci fu un 10-5 nel girone. Ma il primo gol subito dagli Stati Uniti d'America in questa Paralimpiade coreana. Ed ora, sotto con la Corea, in una venue che prevede di scoppiare con il tifo locale, dobbiamo arginarli e tenerli a bada soprattutto all'inizio, commenta Massimo Darin. Perch saranno caricati anche dalla situazione. Spero che ad avere la pressione di dover vincere in casa sono loro, noi abbiamo sempre avuto buoni risultati con la Corea ma assolutamente non dobbiamo pensare a questo. Dobbiamo arginare H1 e ho visto che anche il Canada lo ha marcato molto stretto. Il Canada ha battuto la Corea del Sud 7-0. Appuntamento, quindi, per sabato alle 12 ore locale, alle 4 di notte italiane. Semifinale per il terzo posto. Ci si gioca la medaglia di bronzo. Si va per scrivere la storia, Bertagnol intervista Casal dopo la tripletta.